Si chiama Jill La Montagna, ha 29 anni d'età, è del Maine, negli Stati Uniti d'America, è sposata e ha due figli. E pensate che sarebbe stata accusata di abusi sessuali dopo che sarebbe venuta a galla la relazione che avrebbe avuto con un ragazzo minorenne, una relazione che avrebbe avuto per mesi. Sto usando il condizionale, quindi non sto dicendo che avrebbe avuto una relazione con un minorenne. E pensate che avrebbe tentato il suicidio. Parlo del ragazzo di soli 17 anni d'età. A scoprire ciò che sarebbe accaduto tra i due sarebbe stata la mamma del ragazzo, che avrebbe letto del rapporto che ci sarebbe stato tra la bella prof e il fanciullo. Sembrerebbe che il giovane si fosse innamorato dell'insegnante dopo aver avuto per alcuni mesi alcuni rapporti proprio con lei. I due si sarebbero incontrati in gran segreto, nell'abitazione, a scuola, in auto, ma la donna avrebbe preferito che la sua famiglia, e questo avrebbe fatto cadere il giovane in una terribile depressione. Il ragazzino, di soli 17 anni d'età, avrebbe ammesso di essersi sentito usato e fragile. E così avrebbe provato il suicidio. In ospedale, dopo che si è risvegliato dopo aver assunto un cocktail di farmaci, avrebbe ammesso all'infermiera di soffrire per una donna e il racconto della mamma alla polizia avrebbe chiuso il cerchio per le indagini. Adesso l'insegnante rischierebbe addirittura una eventuale condanna. Questo sarebbe quanto. Sto dicendo che questa donna è innocente, secondo me. Il ragazzo potrebbe essersi inventato tutto, secondo me, e questo video non vuole assolutamente ledere la privacy né della donna né del fanciullo di soli 17 anni d'età. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a tutti per la visione del precedente video, iscrivetevi, commentate, un saluto a tutti, ragazzi.